Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non sono tornati insieme, come ha suggerito Dago Spia. A chiarire la situazione è stata direttamente la showgirl calabrese, intervenuta alla Volta Buona su Rai 1. «Tante persone non accettano che ci siamo separati», ha commentato, confermando la fine della storia d'amore con Giulio Fratini. «Sono di nuovo single, è stata una mia scelta». Nel frattempo, Chiara Ferragni e il manager Silvio Campara continuano a frequentarsi segretamente. Secondo quanto riportato da Oggi, che ha anche rivelato che le amiche dell'influencer hanno confidato che l'ex moglie di Fedez è innamorata come un adolescente alla prima cotta. La vita sentimentale di Belen Rodriguez sembra essere in crisi con l'ingegnere siciliano Edoardo Angelo Galvano, mentre Diva e Donna ha rivelato che l'ex marito della showgirl Stefano De Martino si sarebbe riavvicinato ad Alessia Marcuzzi. Alena Seredova prosegue per la sua strada senza commentare le nozze tra Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon, mentre Barbara D'Urso è diventata nonna per la seconda volta. Claudia Ruggeri, volto di Avanti un altro e cognata di Sonia Bruganelli, è diventata mamma per la prima volta. A Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente Sonia Bruganelli per aver giocato la carta della maternità. Marco Columbro è tornato in video dopo essere stato dimenticato dalla televisione italiana negli anni 90. Veronica Gentili, conduttrice delle Iene, ha perso il padre e dopo aver saltato due puntate del programma